partito il moving ed è tempo di correre il più possibile. Naturalmente anche lo Storm Surge non dà pietà. Guardiamo come crossano i player, come decidono di ruotare. Noccato Snagged in questo momento ed è solo Raffi adesso che può provare in qualche modo a ribaltare la situazione. Raffi si accinge a prendere tutto il loot, lascia dei flopper importantissimi però. Flopper importantissimi. Raffi molto bravo comunque, va a tunnelare, riesce a posizionarsi il più vicino possibile in zona. C'è un knock per terra, un knock molto vicino a Raffi. Potrebbe svoltare di tanto questa rotation, purtroppo non può far nulla Raffi. Continua a ruotare come meglio crede. Vediamo chi è in high ground di Rokega e Dizzy. L'high ground è sempre diverso in ogni partita. Abbiamo visto Rage, poi abbiamo visto Xuzo e in questo momento stiamo vedendo Itzy in coppia con Rokega. Draco Tibetano un layer sotto in second high, in third high abbiamo Jaiba e Fede. Draco Tibetano si trova all'interno di una box che sembra essere naturalmente maledetta. Jaiba e Fede confermano una kill che nulla togliendo Drago era abbastanza prevedibile. In un 2v1 quando il livello è così alto o riesce a fare una magia incredibile o raramente, per ovvie ragioni, riesce a portarti a casa due kill. Guardiamo meglio cosa succede nelle zone più basse. Sono 20 player ancora in vita. In low ground, in full low ground abbiamo Jumps, abbiamo Nick, Alex Scott, Raffi, Mercury, STR Ricky. Abbiamo Samug, Galassia, Storm e Bellix e via discorrendo. Guardate come Rokega e Dizzy si splittano in maniera intelligente. Come ripeto, si sono splittati su due layer differenti. Dizzy distrugge Jaiba e si porta a casa questa kill. Bellix riesce a fare la kill su Ryze e Rokega si porta un'altra kill su Galassia. Volt Mala intanto è riuscito a portarsi la kill proprio su Galassia. Anche Jumps conferma la kill su Raffi. Procede con uno shieldone. Non ha il tempo naturalmente per farlo, viene slayato Itzy che saggiamente si collega immediatamente, arriva un pad, poi l'ho utilizzato naturalmente per scendere perché inizia ad essere un po' troppo alto questo high ground, è meglio abbassarlo di qualche lane. E se Tenerichi va al tunneling, prova a fiocinare qualcosa. Ci spostiamo da Hardy che è in low ground da solo, purtroppo deve provare una magia. Exceed Hardy. C'è un lanciaraggi che potrebbe essere interessante al posto dell'SMG, vediamo qual è l'idea. Hardy decide di non prenderlo e procedere da solo in questa rotation. Si full boxa in legno, prova forse a farmare l'albero, invece no, arriva la ditta 3. Colpo su Alex che però risponde molto bene. Viene distrutto purtroppo Hardy. Come ripetevo, 2v1 è sempre svantaggioso per ovvie ragioni numeriche. Ancora Itzy in high, sta provando a fare il possibile per portare a casa più punti. Ci spostiamo da Alex Scott che si porta a casa la kill su Samug in questo momento. Ci sono solamente tre team, quindi abbiamo un 2v1v1. Attenzione Alex in coppia con Mercury, perdonatemi. Guardiamo cosa accade nelle zone più alte. Itzy e Mala. Vediamo chi riuscirà a portarsi a casa questa partita. Prova Alex Scott a joinare il box di Mala, è quello che sta accadendo. Mala si sposta immediatamente, cambia box. Viene craccato Alex Scott. Infine viene anche innoccato, però arrivata la kill. Itzy 1v1, deve sfruttare l'occasione in questo momento. Situazione di 1v1, Itzy contro Mercury. Guardiamo meglio la situazione, prova a replace Itzy con il barrel. Gli joina, riesce ad editare. Prova il 30, un danno irrisorio, per sua sfortuna. Non ha dei flopper. Mercury invece ha lo sparabend, può utilizzarlo a favore personale naturalmente. Itzy droppa un altro 35, 90 blu, crack naturalmente l'avversario. E poi purtroppo, per il fatto che non ha dei flopper, è proprio Mercury che si porta a casa questa kill. Complimenti. Purtroppo quando escono mi slogga in automatico. Comunicazione che do ad Epic Games. Se l'ultimo player fa esci, a me slogga. 13 kill, tra l'altro. Bellissimo.